Dopo aver visto la parte sui fluidi, facciamo oggi la prima lezione introduttiva alla termodinamica. Ok. Se andate a vedere su quasi qualsiasi dizionario, in particolare su quello dell'Enciclopedia Italiana, trovate che questo ramo della fisica è legato essenzialmente ai concetti di calore, di temperatura, e alle loro relazioni con lavoro ed energia. Due concetti nuovi, due concetti vecchi che avevo già visto in meccanica. Delle applicazioni, ecco, queste vanno sicuramente dalla fisica di cui fanno parte, la matematica che usano è una grossa fetta di matematica, ma hanno grandi applicazioni in chimica, la cinetica chimica è regolata da principi di termodinamica, l'evoluzione verso l'equilibrio è legata a questo, biologia, molti dei processi nelle cellule e anche a livello più macroscopico sono guidati da processi legati alla termodinamica, meteorologia, geologia, i processi che portano alle determinate condizioni atmosferiche sono processi principalmente che usano sia la meccanica dei fluidi ma guidati da processi di tipo termico. Molte conformazioni geologiche sono effetti di processi termici nel sottosuolo più o meno profondo. Uno si dimentica qualcosa. Poi uno degli ultimi aspetti, in ordine della lista, è legata alla teoria dell'informazione. Che in realtà si collega alla matematica. C'è un concetto che è forse uno dei più importanti, dei più significativi, anche a livello non solo scientifico ma anche culturale e sociale, che è quello di entropia, che è legato alla teoria dell'informazione. Esistono grandezze fisiche che sono mirate, nascono dall'esigenza di misurare, tra virgolette, l'ordine, anche se questo è tutt'altro che scontato. Molte delle cose che sono scritte sui libri di testo sono andate per scontate, ma sono ancora in discussione. In particolare vedremo nel prossimo futuro uno dei più importanti principi della termodinamica ha una storia che non è ancora finita. Alcuni lavori sul secondo principio della termodinamica sono scritti da dei ricercatori dell'Università di Sydney in Australia nel 2007. Quindi la cosa evolve e continua e va avanti. Dal punto di vista degli argomenti, fatemi abbreviare in termodinamica, possiamo separarla in due grosse fette. La termodinamica classica,
la quale si occupa di studiare l'evoluzione, la configurazione e l'evoluzione di sistemi dal punto di vista macroscopico, con poche variabili fisiche coinvolte, senza indagare, senza riferirsi ad aspetti microscopici. Quindi diciamo così uno studio macroscopico. Viceversa c'è la termodinamica statistica, parente stretta della meccanica statistica, che affronta gli stessi problemi analoghi ma dal punto di vista microscopico. Tenendo conto dei costituenti base dei sistemi coinvolti, cioè fa riferimento esplicito alla teoria atomica. Uno forse dei più grossi risultati è coinvolti nella parte, questa è la parte più moderna, più recente, è, anche se la teoria non è recentissima, è la teoria cinetica. Concetti chiave, il concetto di calore, è forse quello più antico. E anticamente, storicamente, è legato al fuoco, che viene ritenuto uno degli elementi costitutivi di tutte le sostanze, insieme all'acqua, all'aria e alla terra. Già i medici dell'antica Grecia erano consapevoli del fatto, per esempio, che lo stato di salute di un individuo è legato alla sua temperatura, anche se questo studio non aggiunge mai a livello quantitativo. Gli effetti della relazione tra calore e temperatura, soprattutto variazione di temperatura, sono legati per esempio al primo uso utilizzo del calore come sorgente di energia, ad esempio nella una macchina chiamata eolipila, che è forse il primo meccanismo, il primo strumento che utilizza il vapore per produrre energia meccanica. Questo è da Erone di Alessandria. Lo stesso Erone ha costruito una caldaia che, contenendo vapore, quindi mettendogli fuoco, accendendo il fuoco sotto la caldaia, questa riusciva ad aprire le porte di un tempio. Quindi la prima, se volete, macchina a vapore non è della fine del Settecento, non è di James Watt, ma è del secondo secolo avanti Cristo. Poi la cosa non è stata sviluppata, ahimè, ci sono stati necessari circa 18 secoli per aspettare, anziché a un sviluppo industriale massiccio dell'uso delle macchine a vapore. E tra l'altro James Watt non è l'inventore della macchina a vapore, ma è la reinventa, la macchina a vapore francese di quasi 80 anni prima. La si attribuisce a Watt perché l'ha migliorata di molto
ne ha portata uno, lui era un tecnico di un'università, Manchester, e riparava gli strumenti danneggiati. Una volta gli hanno portato la macchina a vapore, si è accorto che si poteva aumentare di molto il rendimento semplicemente facendo determinate modifiche. Per questa ragione si pensa che la macchina a vapore l'ha inventata lui, invece non è assolutamente vero. La macchina a vapore è proprio stata inventata in Francia. Il primo strumento per misurare la temperatura, siamo a questa fase, l'ha inventato un medico. Un medico nella fine del 500 circa, quando era contemporaneo di Galileo, si chiamava Sartori, primo termometro clinico. Utilizzava uno strumento che era in grado di mettere in evidenza cambiamenti di temperatura corporea. Un altro termometro è dovuto a Galileo. E quindi questo è, scusate, il primo 1611. Quello di Galileo 1640 qualcosa mi pare, 1643. Ancora prima, all'inizio del secolo 1600, Francis Bacon concepisce l'idea che il calore è legato al moto. Che è la chiave della teoria cinetica, della moderna teoria cinetica di gas. Questo viene condiviso da Galileo. Qua ritiene, dice, c'è una bella lettera che adesso non ho qua, ma vi leggerò non appena la recupero. Qui scrive. Può attribuire, ecco, lo stato termico, tra virgolette, a moti microscopici, che è la chiave per interpretare tutte le proprietà termodinamiche della materia. Successivamente, dopo aver appunto introdotto l'uso del termometro come strumento di misura della temperatura, si crea l'esigenza di avere una scala come voler misurare delle lunghezze, delle distanze, okay? Ma ognuno misura con l'unità di misura che preferisce, non si capisce niente. È necessario concordare una tecnica, un modo, una modalità per avere una misura quanto più possibile omogenea di questa grandezza fisica. Okay? A dir la verità, definire la temperatura è piuttosto complesso prima di usare la teoria cinetica, arriveremo a quello, ma per adesso basta sapere che la temperatura è ciò che si misura col termometro. Questa è una tautologia, in realtà non spiega niente, ma fino alla introduzione della teoria cinetica non c'è modo di ricondurre la temperatura
a quantità fisiche note. La crescente che è in grado di dire, guarda, la temperatura puoi esprimerla utilizzando concetti della meccanica, cosa non da poco. Quindi fino alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando la teoria atomica si consolida, la temperatura è una grandezza fisica nuova, apparentemente slegata da tutto il resto. E l'unica cosa che si può dire è quello che misura poi il termometro, è buonanotte. Ok? Che cos'è una scala termica? Beh, quando devo misurare qualcosa, ho necessità di fissare un termine di paragone. Quindi la temperatura è uguale. E quali sono i termini di paragone? Beh, mi servono dei termini di paragone che mi permettano di avere dei punti di riferimento ben definiti. Quindi per costruire un termometro e quindi una scala termica utile e affidabile, utilizzo scala termica, scala termometrica sarebbe più esatto dire, utilizzo due aspetti importanti. Probabilmente questo l'avete già visto in scienza. Il primo è un fatto che in natura esistono processi che avvengono a temperature ben definite e quindi mi conviene usare quelli, perché se la natura sceglie un processo e quel processo avviene a temperatura costante, vuol dire che sotto c'è qualcosa di importante, non è un caso. Questi sono i passaggi di stato. Non significa che uno valica il confine tra una nazione e un'altra, si intende stato di aggregazione. I passaggi di stato, fusione, ebollizione e i loro inversi, avvengono a temperature ben definite e quelle vengono usate come riferimento. E poi li fissano i punti, diciamo così, utili. E poi ci sono alcune leggi, in versione semplificata, che sono i fenomeni di dilatazione, conseguenti alla variazione di temperatura. Queste due fette di fisica ci servono per costruire il termometro. Perché? Beh, cominciamo dal secondo. Se chiunque di voi ha avuto la febbre, ahimè, qualche volta, quello si fa, una volta meno si prende, adesso non si può più fare, sono proibiti, ma si prende il termometro a mercurio. Come fa? Beh, c'è un'ampollina di mercurio e a questa è collegata con un candelo, un tubicino di vetro molto lungo. Il mercurio all'interno dell'ampolla entra in equilibrio termico con il vostro corpo e in conseguenza della variazione di temperatura, se è appoggiato sul tavolo magari sarà a 20 gradi, 18 gradi, non so, dipende dalla temperatura della stanza, entra in contatto con il vostro corpo, la temperatura a cui si ritrova sono 36 gradi, quindi si espande, si dilata. E siccome l'unico verso in cui può dilatarsi è quello verticale, cioè seguendo la struttura del tubicino, il suo allungamento è un fenomeno termoscopico, cioè vi consente di visualizzare una variazione di temperatura. Il solo tubicino con il mercurio dentro è un termoscopio, cioè posso vedere l'effetto della variazione di temperatura. La temperatura cambia,
cambia la lunghezza del livello di mercurio. In conseguenza di una legge di dilatazione termica, i solidi quando cambia la temperatura si dilatano. Se aumenta la temperatura, si rimpiccioliscono se la temperatura cala. Poi vedremo più in dettaglio qual è questa legge. Allora, posto questo, supponiamo che vado a prendere il tubicino di mercurio, così com'è, è un termoscopio, attenzione, qui non c'è niente di quantitativo ancora, e supponete di metterlo a contatto con dei blocchetti di ghiaccio. Prendete dal frigo dei cubetti di ghiaccio, lo mettete in un pentolino e ci mettete dentro il vostro termoscopio. Dopodiché lasciate che passi il tempo e mettiamo in grafico il tempo che passa, T, e il livello L di mercurio nel nostro tubicino, nel nostro termoscopio. Vedete che quando il ghiaccio è uscito dal frigo, il livello del mercurio, metti che era questo, comincia a salire, e poi quando il ghiaccio comincia a fondersi, questo non sale più, mantiene una determinata altezza finché tutto il ghiaccio non è sciolto. Quando tutto il ghiaccio è sciolto ritorna a salire, mettiamo che lo mettiamo su un fornello, quel punto lì, okay. L'acqua comincia a bollire, l'altezza del mercurio non cambia più finché tutta l'acqua non è diventata gas, vapore acqueo, e dopo tornerà a salire. Questi due processi avvengono a, tra virgolette, livello di mercurio costante. Siccome questo è un termoscopio, i passaggi di stato, fusione, ebollizione, avevano temperature ben definite. Finché tutto la mia massa di ghiaccio non è passata alla fase liquida, la temperatura non cambia. Allora dico, bene, uso questa come termine di paragone e costruisco una scala termometrica. Dico, qui la mia lunghezza del mercurio, l'altezza della colonnina, indica, questo punto indica 0 gradi centigradi. Perché 0? Boh, perché è comodo, non c'è un motivo particolare, una scelta come un'altra, questo lo chiamo 0. Dice, non potevi chiamarlo in altro modo? Sì, però 0 mi piace di più, è più semplice, non ci sono motivi particolari, è un motivo storico. Il successivo passaggio di stato, la ebollizione, è fissato a 100 gradi centigradi. Un solo punto di riferimento non mi basta. È come quando fisso la scala delle lunghezze, ok? Per dire qual è la lunghezza di riferimento non posso fare solo un punto, devo dire la mia unità va da qui a qui, mi servono due punti. Qui uguale. Da qui a qui ci sono 100 unità, che chiamiamo gradi centigradi. Questo fissa la scala Celsius. Suddivido questo intervallo in 100 parti e dico ogni volta che la mia colonnina di mercurio passa da una tacca alla successiva, questa variazione indica che la temperatura è cambiata di un grado. Altre scale sono ugualmente buone, c'è la scala dei paesi anglosassoni, la scala Fahrenheit, c'è una scala francese, la Réaumur, che ormai non è più usata. Ma la scala termica internazionale
Non è neanche questa, è un'altra che vedremo al suo tempo, che invece ha un significato fisico. Questa è solo una scelta di comodo. Scala Fahrenheit, per esempio, attribuisce al punto di zero della scala Celsius una scala di 32 unità. Perché? Perché è stata costruita utilizzando l'acqua di mare, che ha un passaggio di stato a una temperatura più bassa. Questo è quello legato al passaggio di stato dell'acqua e viene a quella temperatura lì se l'acqua è priva di impurità. Ok? L'acqua di mare, l'acqua salata, piena di sale, di robe, e ha un punto di fusione più basso. Torniamo al nostro termometro e andiamo adesso a analizzare, quindi avevo realizzato dal termoscopio un termometro, perché quando abbiamo messo la nostra ampollina nel ghiaccio, magari la fissiamo su un tavolino, su una tavoletta di legno, diciamo qui c'è lo zero centigrado, qui era dove era quando c'era l'acqua in ebollizione, 100, e divido in 100 parti. E ho fissato la mia scala termica. Posso andare anche oltre il 100 e sotto lo 0. Quando tiro fuori il ghiaccio dal frigo, d'accordo, e gli metto sopra, metto dentro il tubicino di mercurio, il livello di mercurio è sotto quello che corrisponde a questo. Non di molto se è un frigorifero domestico, ma di qualche grado sotto. Quindi era più corto. Quella temperatura corrisponde a una gradazione negativa, perché è inferiore allo zero. Ok? Ripeto, torniamo al nostro tubicino di mercurio. Abbiamo fissato la scala termometrica. Con questa possiamo andare a misurare la temperatura di quello che ci pare. Il primo concetto chiave che rende la temperatura una gradazione fisica sensata è, si chiama di equilibrio termico. In realtà ho citato prima, ma insomma. Dico che due corpi, A e B, sono in equilibrio termico se hanno la stessa temperatura. Se, per esempio, non mi avvicino tanto ai termosifoni e avessi un termometro sufficientemente sensibile, se lo sposto all'interno della stanza, ragionevolmente mi aspetto che la temperatura non cambi molto, in realtà non è proprio così, ma spero che non sia molto delicata, la temperatura che misura è circa la stessa dappertutto. No. E concludo dicendo che l'aria nella stanza è in equilibrio termico. La sua temperatura non cambia in posizioni diverse. Se invece vado la mattina quando arrivano le signore che aprono le finestre, okay, e si accendono i termosifoni, vicino al termosifone sicuramente la temperatura è più alta che non vicino alla zona dove ho aperto la finestra. In quel caso non ho l'equilibrio termico, perché punti diversi della stanza hanno temperature, sono temperature diverse. Quindi se metto
I due corpi in contatto termico significa rendo possibile il fatto che loro cambino la loro temperatura. La loro temperatura non cambia se sono già in equilibrio. Misuro la temperatura del primo da solo, del secondo da solo, li metto insieme, nessuna delle due cambia, viene alterata dal contatto con l'altro. Ripeto, più avanti vedremo in dettaglio cosa significa il contatto termico. Esiste, se torniamo ancora un po' indietro, quasi all'inizio, la termodinamica classica, un po' come la meccanica, è fondata su delle leggi, dei principi che esprimono relazioni tra grandezze utili alla descrizione termodinamica dei sistemi. La prima legge, che curiosamente è il numero 0, principio 0 della termodinamica, zero perché la prima legge era la seconda, poi storicamente la seconda legge è stata chiamata prima, dopo è venuta fuori questo, ce la mettiamo, ma la mettiamo a livello 0, perché prima dell'1 c'è lo 0. Se volete si può riassumere dicendo l'equilibrio termico è una proprietà transitiva, cioè se ho due corpi A e B, in equilibrio termico ciascuno dei due con un terzo corpo C, allora lo sono, anche, sono in equilibrio anche tra di loro. Indipendentemente da come sono fatti A e C. Cioè, detto in altri termini, se, posto che funzioni bene, se misuro la temperatura con un termometro o la misuro con un altro, il risultato dovrebbe essere lo stesso. Principio o legge zero della termodinamica. Due corpi in equilibrio termico tra di loro, ok? Anzi, scusate, se A è in equilibrio con C e B è in equilibrio con C, anche A e C lo sono tra di loro. A e B, scusate. Vale anche. Quindi ha senso andare a misurare la temperatura, perché non dipende da come la misuro. Termometro, legge di dilatazione che vediamo tra un istante, se c'è un po' di tempo ancora, e scala termometrica fissata, danno luogo a misurare la temperatura con, tra virgolette, qualsiasi strumento. Legato al fatto che la temperatura può cambiare, ed è quello su cui basiamo il funzionamento del termometro, è la dilatazione. Questo è un processo tutt'altro che semplice, però in buona approssimazione viene schematizzata una legge molto semplice, una legge lineare. Su
Supponete di avere una barra di metallo di lunghezza L, una spicciola di rame, di ferro, quello che volete voi. E misuriamo la sua lunghezza a una data temperatura T con 0. Questa è L 0. Dopodiché scaldiamo la nostra sbarra di metallo, misuriamo nuovamente la temperatura e la lunghezza. Se la temperatura è aumentata, la lunghezza a temperatura T è maggiore della lunghezza a temperatura T0. La barra si dilata, aumenta le sue dimensioni. In che modo? Beh, ripeto, la dilatazione è un processo abbastanza complesso. Per semplificarlo, lo si approssima con una relazione lineare, cioè la variazione di lunghezza è proporzionale, direttamente proporzionale, alla variazione di temperatura. In particolare risulta che l'allungamento dell'asta di metallo è dato dal prodotto tra la lunghezza L0 ad una temperatura di riferimento T0 per un coefficiente lambda specifico del materiale di cui è fatto la barra. Ferro ha un certo lambda, rame ne ha un altro, il mercurio ne ha un altro ancora, via dicendo, per la variazione di temperatura T-T0. Prendiamo questa come legge di dilatazione lineare. Se ne faccio il grafico ho una retta. Questo è il delta y, questo è il delta t. Legge analoga, che abbiamo fatto l'esempio dell'asta di metallo, vale per i liquidi, vale per i gas. Ok? Siccome io ho disegnato un oggetto lineare, filiforme, in realtà gli oggetti fisici hanno tre dimensioni, cioè hanno del volume, vale un'analoga legge per il volume. Se ho un cubo di metallo, il cubo si espande in tutte le sue direzioni, lunghezza, larghezza e altezza, e quindi vale anche una dilatazione volumica, anche il volume cambia. E la legge è analoga, solo che il coefficiente è diverso. La dilatazione volumica, il volume, è circa il triplo di quella lineare. Siccome la dilatazione lineare è proporzionale alle dimensioni dell'oggetto, okay? Se ho un oggetto molto lungo, la variazione principale sarà quella lungo le sue dimensioni più grandi, perpendicolarmente a questo sarà molto più piccolo. Ok? Mi dicono che sta per suonare la campana, quindi per oggi ci fermiamo qua.